Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, a tutte. Vediamo, ognuno chiaramente seguirà questo intervento quando gli farà più comodo. Questa è la possibilità che diamo come Università di Verona. E io sono Ivan Russo, sono docente di economia e gestione delle imprese e insegno Customer Service Supply Chain Management e International Logistics and Marketing Management presso l'Università di Verona, Dipartimento di Economia Aziendale. È con noi oggi l'ingegner Paolo Pasquetto, che è direttore piattaforme logistiche e business development di Avanzini, un'azienda nell'ambito della logistica e dei trasporti. Appunto, oggi parleremo di logistica, nel senso che il tema che andremo ad affrontare è logistica, un servizio essenziale, soprattutto al tempo del Covid. Allora, ovviamente non tutti hanno confidenza e conoscenza dell'ambito logistico, di che cosa si parla di logistica. Certamente, come prima nozione, prima, come dire, elemento che può venire un pochino in mente a tutti, è il fatto che la logistica è legata al trasporto. Certamente, quando parliamo di trasporto, parliamo di autotrasporto, quindi gomma, parliamo di ferrovia, parliamo di navi e parliamo di aerei. Ecco. Tutta questa roba qui in Italia movimenta una ricchezza importante che rispetto al momento in cui viene valutata vale tra il 7 e l'8, se non fino al 9% del PIL. Impiega circa 8.850.000 persone, quindi le persone che sono coinvolte direttamente e indirettamente nell'ambito della movimentazione delle merci. È un numero piuttosto importante. E, tuttavia, pensare alla logistica solo come al trasporto oggi è piuttosto riduttivo. Perché? Perché probabilmente ce ne siamo accorti un pochino tutti negli ultimi 3 mesi, come l'attenzione media delle persone era di capire come il virus si sarebbe sviluppato, come non si sarebbe sviluppato, e l'attenzione principale di tutti noi era un forte tifo per i medici, i dottori, gli operatori sanitari affinché potessero gestire adeguatamente negli ospedali la pandemia. L'altra cosa che probabilmente abbiamo, come dire, dovuto gestire come persone, famiglie e cittadini è stato quello di muoverci per andare ad acquistare le cose essenziali per poter sostanzialmente mangiare o comunque portare avanti una vita ragionevole all'interno delle mura di casa nostra durante il lockdown. E cosa ci siamo accorti di che cosa? Ci siamo accorti che la disponibilità dei beni, dei prodotti e di tutto ciò che ci rende, ci permette di avere una vita agiata da paese come l'Italia, che significa sostanzialmente per tutti noi andare al supermercato e trovare ciò che desideriamo, ciò che abbiamo sulla lista della spesa, è un elemento che diamo per scontato, ma durante un lockdown è diventato un elemento non sempre facile da servire da parte di chi? Da parte di tutte le aziende nel settore agroalimentare e nel settore dei servizi logistici che dovevano rifornire i punti vendita. E quindi, nell'immediato, nel momento in cui è partito il lockdown, il generale panico delle persone è stato quello di acquistare tante cose nell'immediato e nel tempo le catene di fornitura e di approvvigionamento presso i punti vendita sono andate abbastanza in difficoltà nel cercare di far arrivare sugli scaffali i prodotti che le persone cercavano per la vita essenziale che ognuno di noi faceva a casa propria. E probabilmente ci siamo resi conto quanto la logistica in questi casi sia diventata, è diventata un servizio essenziale. Cioè, nel dibattito nazionale ma anche internazionale, non si è mai posto il problema o il dubbio di bloccare le catene logistiche. Perché? Perché se bloccavamo le catene logistiche, pur tra qualche problema,
tra confini, tra paesi, avremmo bloccato il servizio essenziale per la vita di tutti noi, cioè trovare il cibo e trovare le cose essenziali che utilizziamo nella nostra quotidianità. Quindi, diciamo, logistica non è solo trasporto, ma è tutto ciò che ci permette di far trovare, di trovare un prodotto giusto, nel posto giusto, nel luogo giusto, a un costo accettabile. E abbiamo con noi, diciamo, uno dei protagonisti tra i vari operatori nella logistica, abbiamo con noi l'ingegner Paolo Pasquetto, a cui faccio sostanzialmente un paio di domande e lo vorrei inserire nel ragionamento. Il focus degli ultimi 3 mesi era soprattutto sull'essenzialità dei farmaci e degli approvvigionamenti presso gli ospedali e del ruolo dei medici. Ecco, un passo indietro, anche due probabilmente, in prima linea non si è mai fermata la catena logistica. Quindi, diciamo, abbiamo potuto tutti noi valutare l'importanza di questo. Allora, la domanda che faccio all'ingegner Pasquetto è, numero 1, innanzitutto, lui dirige una piattaforma logistica. Che cosa vuol dire dirigere una piattaforma logistica? Numero 2, com'è stata la sua vita professionale e lavorativa negli ultimi 3 mesi a seguito della pandemia? Quindi, come ha gestito la logistica delle merci negli ultimi 3 mesi? Intanto buongiorno a tutti o buonasera, dipende quando guardate questo video chiaramente. Intanto cosa sono queste piattaforme logistiche che accennava il professor Russo? Quando andate soprattutto lungo le tangenziali, le autostrade, vedete questi grossi cubi, questi grossi magazzini, sono dei punti dove vengono raccolte le merci sia da parte dei produttori che stoccano la merce in attesa che qualcuno poi ordini i propri prodotti, anche da parte dei distributori, quindi le grosse catene legate alla GDO, che accumulano merce per poi distribuirla quando serve direttamente sugli scaffali di vendita in modo di non dover rimanere senza, averla sempre disponibile per noi, ci metto anch'io ovviamente, consumatori finali. Bene, queste grosse piattaforme subiscono ovviamente dei flussi sia in ingresso che in uscita in quantità molto elevate. Molto elevate, parliamo di centinaia di bilici, di camion al giorno. Quei bilici sono quei mezzi lunghi che trovate, vedete, quando andate in autostrada o nelle tangenziali, che sono circa 13 metri di portata come lunghezza. Fate conto che un bilico riesce a portare quasi 15.000 bottiglie di vino, per esempio, per darvi dei numeri. Bene, entrano ed escono queste quantità di merce che devono in qualche modo essere gestite, quindi essere scaricate, essere messe a magazzino e poi prelevate nel momento in cui insorge l'esigenza. Bene, la difficoltà nostra nel gestire queste piattaforme, chi come me fa questo lavoro, è prevedere un attimino quali sono i flussi di vendita, di uscita, di entrata di questa merce, in modo di organizzare al meglio, queste piattaforme. Noi consumatori siamo molto isterici nell'acquisto perché non riusciamo a acquistare sempre in modo costante la stessa merce tutti i giorni, eccetera. E quindi tutta questa variabilità che abbiamo noi, sia l'acquisto al supermercato che l'acquisto online o nei negozi generici di prodotti, questa variabilità dell'acquisto poi sale a monte lungo la catena e si rivolge a noi nelle piattaforme. Quindi non sappiamo mai esattamente quanti bilici entrano al giorno, che necessità di spedizione abbiano i nostri clienti, perché tutto è funzione del consumatore finale che ha determinate esigenze, quindi ha bisogno di un prodotto, ma non lo dichiara in anticipo quando. E quindi di conseguenza tutta l'organizzazione per soddisfare il consumatore finale, che ripeto, metto anch'io fra questi, è tutto quello che sta a noi organizzare al meglio questo tipo di lavoro. Diceva Sun Tzu che la differenza tra l'ordine e il disordine la fa la logistica. Cos'è successo dopo, diciamo, l'annunciato lockdown? Quindi, come dire, improvvisamente le persone hanno scoperto che entro 24 ore sarebbero rimaste chiuse in casa per un periodo molto lungo. Cos'è successo alle catene logistiche?
nascendo sempre da noi consumatori finali, con questa isteria che c'è stata nell'acquisto di beni, un esempio banale che è successo la carta igienica, soprattutto non in Italia ma all'estero, per esempio. Necessità improvvisa e spasmodica di carta igienica, è un esempio che mi è rimasto molto impresso. E tutta la catena si è trovata in difficoltà perché doveva assolutamente in qualche modo rifornire i punti vendita. Rifornire punti vendita voleva rifornire in modo urgente tutte le piattaforme di distribuzione di queste grandi catene legate alla GDO, e a monte anche tutti i produttori si trovavano svuotati i magazzini che avevano fatto tutte le piattaforme che avevano fatto per sopperire alla variabilità della domanda. Svuotati perché c'è stato in alcuni casi un incremento improvviso di vendite e quindi andavano gestiti e organizzati i trasporti in modo urgente, bypassando a volte le piattaforme o scaricando e ricaricando immediatamente merce che doveva andare all'estero, magari non poteva il camion partire direttamente all'Italia e andare all'estero, quindi arrivava. Immagino che il tuo telefono abbia cominciato a squillare in maniera Diciamo che importante in era quei giorni. un'organizzazione H24, ecco, mettiamola in questo modo, Ok. cioè un'organizzazione che prevedeva delle attività 24 ore, ma non solo per la merce che magari necessitava. Ma dall'altra parte poteva esserci anche il problema legato a merci in esubero, perché merce che magari eravamo abituati a consumare nel periodo normale pre-Covid, improvvisamente il Covid ha bloccato questa uscita merce. Pensate, per esempio, a tutta la distribuzione che andava ai ristoranti, ai bar, ai locali. Quindi tutta questa merce accumulata, a scorta, prevista la produzione e quant'altro, pensate anche alla stessa birra, per esempio, tutta la birra che non è finita nei bar è ferma nei magazzini, birra che magari ha anche un problema di scadenza e quindi capire cosa fare, magazzini pieni di birra che non può essere venduta col rischio che vada in scadenza. Quindi sì, da una parte c'è stata una corsa al servire il mercato, ma dall'altra parte c'è stata anche una corsa al gestire un esubero di scorte che il mercato non andava ad assorbire in un certo senso. Il mercato, quindi, ripeto, sempre noi come consumatori finali. E Quindi quindi anche questo. le aziende hanno dovuto in poco tempo adattarsi, trovare una nuova dimensione in termini di volumi e di luoghi di destinazione delle merci e in qualche modo hanno dovuto un po' stravolgere la programmazione, no? All'inizio dicevi è importante in logistica organizzarsi, cercare di trovare un percorso ordinato nelle attività, ma questo ha, diciamo, reso tutto molto più complesso, molto più difficile da gestire. Cioè, Questo anch'io per per dire. primo, come tutti noi, abbiamo trovato gli scaffali vuoti e eravamo un po' arrabbiati, ma come mai le merci non c'erano? Come mai la mucchina non c'era? Come mai i guanti non si trovavano? Di chi è la colpa? Ma la colpa, banalmente, è non riuscire a prevedere una domanda che nessuno sarebbe stato riuscito a capire cosa poteva succedere con il Covid. E quindi l'insorgere di questa necessità da parte del consumatore di prodotti a base di alcol, per esempio. E quindi questa impossibilità nel prevedere ha poi portato tutto uno stravolgimento lungo la catena. Ci sono state aziende che vendevano prodotti alla base alcolica a locali, discoteche o quant'altro, hanno trasformato questi prodotti a base alcolica in prodotti per sanificarsi le mani, quindi utilizzo totalmente diverso, ma nessuno l'avrebbe previsto. Semplicemente è la bravura di alcune aziende o anche quelle che, per esempio, facevano abbigliamento e hanno dirottato immediatamente sulla produzione di mascherine. Sono canali diversi oltre che prodotti diversi, quindi non c'è solo un problema di indirizzare il prodotto su una tipologia, la produzione, scusate, su una tipologia diversa, quindi cambio la macchina che invece che fare abiti faccia mascherine, ma anche canalizzare il prodotto su consumatori diversi, quindi logistiche diverse, distribuzione diversa, che chi vende vestiti mai avrebbe immaginato, o che chi vende alcolici per locali e quant'altro avrebbe immaginato come distribuire gel per le mani. Quindi dover ricreare non solo un prodotto, ma anche una catena di distribuzione in un certo senso. E il rivolgersi agli operatori logistici e ai trasportatori per capire come fare, come ottimizzare,
è stato di supporto pesante a queste aziende, perché anche loro, non conoscendo, non sapevano assolutamente come gestire il tutto, a costi chiaramente assorbibili poi da parte del consumatore finale, perché poi bisogna guardare anche i ecco, costi. Un tema interessante è innanzitutto, come dire, la logistica cerca di legare ciò che viene prodotto, quindi il ciclo produttivo, con il ciclo commerciale, cioè con le vendite. Cioè evidentemente produrre un buon prodotto non è sufficiente se il prodotto non è disponibile quando il cliente lo vuole e ne ha bisogno o lo desidera. E noi un pochino tutti ci siamo abituati, al di là della situazione Covid, ad andare in un ristorante e ordinare un salmone della Norvegia, piuttosto che andare su un sito e-commerce, ordinare qualcosa e attenderci che in un paio di giorni in massimo questo prodotto arrivi a casa nostra, ovvero andare in un punto vendita e trovare un prodotto che immaginiamo di trovare disponibile. Ecco, questa è la differenza tra l'avere una buona logistica e una cattiva logistica, cioè se quei giorni diventano di attesa troppi o il prodotto non è disponibile, vuol dire che quella logistica non ha funzionato bene, non ha dato un buon servizio, quindi non ha funzionato, dico bene? Sì, poi dovete anche considerare che ormai non esiste un prodotto esclusivo, cioè un prodotto che c'è quello, ma c'è sempre un'alternativa più o meno simile che un consumatore può accettare, quindi sostituire, e la concorrenza spesso nelle aziende avviene anche su questo, cioè essere in grado di arrivare sul mercato non tanto con un prezzo, ma come diceva quel professor Russo, anche con la certezza che ci sia questa merce, e la certezza la dà solo una catena logistica, e se un consumatore non trova quel determinato prodotto, molto spesso la colpa può essere legata anche dalla struttura della catena logistica che l'azienda ha previsto per arrivare a noi consumatori finali. E lo sbagliare lì vuol dire sbagliare la vendita, che per un'azienda è devastante, ovviamente. Nello stesso modo, avere determinati costi della logistica, quindi avere una logistica strutturata che permetta di avere una minimizzazione dei costi, permette anche di essere vincenti sul mercato, perché si può uscire con un prezzo di vendita più concorrenziale rispetto ad altri prodotti simili, alternativi, diciamo. Parlando con alcune aziende nell'ambito, come dire, produttivo e della logistica negli ultimi 3 mesi, ho, diciamo, sentito, come dire, diverse difficoltà nel mantenere una buona efficienza della catena logistica, perché, diciamo, i volumi a volte si sono dimezzati a seguito del lockdown o comunque al fatto che questa crisi è una crisi di domanda in questo momento, e quindi, come dire, il ragionamento che andava verso una ricerca dell'ottimizzazione delle attività che un'azienda fa, a volte non è sempre stata possibile, no? E come possiamo immaginare adesso, diciamo, questa ripartenza di un paio di settimane che siamo tornati un pochino, tutti gli esercizi commerciali si sono aperti, il mese di giugno dovrebbe essere il mese in cui proviamo a tornare a una normalità, dal tuo punto di vista? Ma io vedo una ripartenza abbastanza stabile e costante su quello che è il mercato legato alla grande distribuzione. La vedo ancora molto lenta e lì i volumi non sono assolutamente quelli degli anni precedenti su tutto il canale che viene chiamato Horeca, quindi la ristorazione, agli hotel, tutta la parte che va al di là di quello che noi andiamo consumiamo al supermercato. Ecco lì, intanto, perché da una parte sicuramente ci sono i magazzini di queste aziende già saturi, perché il Covid è stato un taglio netto, non è stato guarda che fra 2 mesi andremo a chiudere, dalla sera alla mattina si è chiuso, quindi chi aveva in casa la merce alla riapertura di settimana scorsa ce l'aveva ancora in casa, non era riuscito banalmente a venderla. Si è cercato di fare sì qualcosa con la distribuzione, è stato poca cosa da parte di queste aziende. Quindi intanto c'è da consumare quei prodotti e poi le stesse aziende non vogliono rischiare di riaccumulare tanta merce perché non sanno come andrà a finire. Prospettano che ci possa riessere una recrudescenza in autunno, in inverno, e quindi sono tentennanti, non c'è più la quantità di ordini
elevata come era prima, da una parte perché non c'è ancora un consumo elevato, dall'altra anche perché c'è una titubanza di acquistare merce se poi non si ha una quasi certezza di riuscire a vendere. Quindi avremo bisogno probabilmente nei prossimi mesi di catene logistiche molto resilienti, cioè capaci di ripartire, rifermarsi, ripartire e cercare di mantenere, come dire, una ragionevole efficienza dei flussi, una disponibilità del prodotto, un livello di servizio accettabile, dico bene? Sì, mantenendo anche ovviamente una struttura dei costi, anche questa è il più flessibile possibile, perché se ci si crea delle strutture di costi troppo rigide, poi si rischia che questi costi non vengano in alcun modo remunerati, quindi gestire la variabilità è il nostro pane quotidiano, insomma, riuscire a gestire la variabilità, ma anche gestire i costi legati a questa variabilità. E uno non può acquistare troppi mezzi di distribuzione se non è sicuro di averli sempre pieni, perché altrimenti quei mezzi lì in qualche modo li deve pagare, ma se non ha clienti per distribuire, che posizionano merce su questi mezzi, non viene in alcun modo remunerato. Quindi c'è anche un po' di titubanza da questo punto di vista, al fare determinati investimenti, diciamo. E senti, alcune aziende hanno fatto qualche ragionamento un po' obtorto collo sull'e-commerce. Ovviamente l'e-commerce oggi, al di là, diciamo, di una piattaforma che garantisce una esperienza migliore rispetto ad altre, è una cosa importante poter ordinare e avere il prodotto in tempi molto celeri. O meglio, siamo abituati ad avere dei prodotti acquistati oggi e che arrivano in pochi giorni. Però non è alla portata di tutti, no? Una cosa del genere, perché necessita di volumi, di competenze tecniche, professionali. No, che idea ti sei fatto su questo, diciamo, incremento? No, i numeri sono stati estremamente importanti negli ultimi mesi, però evidentemente rappresentano sempre un numero piccolissimo del fatturato di molte aziende, e uno e due erano l'unico canale di vendita fondamentalmente, quindi era anche un po' ovvio che potesse succedere. Ma alcune aziende questo periodo hanno provato, hanno tentato l'e-commerce, magari spendendo di più rispetto a quello che poi andavano effettivamente a incassare, ma l'hanno fatto per tenere alto il nome o comunque per avere, riuscire comunque a far girare il prodotto, per evitare magari anche banalmente la scadenza stessa del prodotto, quindi piuttosto di buttarlo via riesco a venderlo in qualche modo. È chiaro che paragonare l'e-commerce, per esempio, a prodotti che noi riusciamo a trovare al supermercato, è difficile che con una struttura e-commerce, soprattutto consegnando quantità molto limitate rispetto ad alti volumi che magari può assorbire un supermercato, riuscire ad ottenere dei costi competitivi come quelli che si possono trovare al supermercato in alcune cose. Quindi o da un lato sono le catene di distribuzione che provano a gestire dell'e-commerce, quindi portare banalmente la spesa a casa, ma questo non era previsto e quindi hanno fatto fatica poi a gestire tutta la domanda che c'è stata, ma che sia l'azienda diretta di produzione che vada a consegnare un cartone di birra o 10 pacchi di pasta direttamente a casa, quello la vedo un po' difficile. Ecco, magari aziende con prodotti ad alto valore aggiunto possono gestirlo. Si può gestire per esempio col vino, dove ho un certo valore per bottiglia che magari con la bottiglia al supermercato non riesco a trovarla perché ha un valore elevato. Però devi essere un'azienda che ha un brand importante, no? Assolutamente sì, è conosciuto o comunque che si può far conoscere in qualche modo, ma ricercare una consegna e-commerce, i prodotti che trovo direttamente al supermercato, penso che per una questione di prezzo da parte dell'azienda produttrice sia molto difficile. Senti, noi siamo a Verona, dove abbiamo il più importante interporto italiano e europeo, c'è un ranking che lo mette al primo posto, quindi un luogo che ha una storia molto importante dal punto di vista logistico, ed è una base, un elemento strutturale fondamentale perché le aziende possano anche valutare di insediarsi nel territorio veronese, ma insomma nell'ambito di secondo me bisogna guardare il territorio 50 chilometri a nord, 50 a sud e 50 a est e ovest, no? Chiaro che è tutto un problema anche di infrastrutture, però a Verona siamo da questo punto di vista stati bravi, fortunati, perché comunque è un luogo naturalmente collocato bene logisticamente. Ecco, molte aziende negli ultimi anni si sono insediate
a Verona. Quindi un tema assolutamente importante è chiaramente acquisire competenze, quindi persone, professionalità in questo ambito che sicuramente fino a ieri, quindi dopo il post-Covid vedremo cosa succede, sicuramente garantiva lavoro e dava lavoro. Ti faccio questa domanda: che caratteristiche deve avere una persona che vuole lavorare in logistica? Cioè, perché lavorare in logistica? Il bello del lavorare in logistica è che uno si sveglia la mattina, sa che va a lavorare, ma non è che abbia tutta l'attività pianificata, non sa esattamente cosa, più o meno sa cosa succederà, perché vabbè, saranno dei camion che arrivano, che escono, C'è cioè, un luogo ma comune quello di dire che la logistica è qualcosa di preorganizzato. no, è tutt'altro che preorganizzato come gestione nell'immediato. Poi è chiaro che uno lo riesce a organizzare in un lungo periodo, perché poi i flussi sono quelli, ma il problema specifico, puntuale, capita regolarmente tutti i giorni e quello va gestito immediatamente. La consegna che non riesce a fare, il cliente la vuole assolutamente, e il camion che si è bloccato e bisogna andare a recuperare in qualche modo la merce che c'è sopra perché magari rischia di deperire. Cioè, gli effetti, la variabilità sono talmente ampie che sicuramente qualcosa all'interno della logistica in ogni singola giornata succede, è da gestire e non è assolutamente prevedibile. Quindi una persona deve essere flessibile anche mentalmente che lavori nella logistica, cioè deve essere in grado di essere un problem solver, come si dice, cioè non una persona che si schedula, organizzata tutti i lavori, metodico e quant'altro, ma è una persona che quando c'è un problema lo sa come affrontare, ma non ha già le idee chiare, deve capire nel in breve tempo possibile come arrivare alla soluzione. Tra l'altro, diciamo, la logistica ha un compito importante, portare all'estero le nostre merci. Ricordiamo che solo nel 2019 l'Italia ha avuto quasi 500 miliardi di export, che è un po' la linea un po' da difendere nel 2020, sarà difficilissimo, quasi impossibile riuscire a farlo, però dietro, diciamo, c'è la capacità di organizzare in maniera, come dire, efficiente e ottimizzata con un buon livello di servizio la movimentazione di queste merci. Quindi è spesso e volentieri anche un ambiente internazionale, no? Quello della logistica. Sì, assolutamente. Poi, come dicevi tu, Verona è proprio un crocevia che naturalmente è portato all'esportazione. Quindi tanta merce da noi arriva via treno, viene scaricata a Verona per poi essere andata in consegna, come altrettanta, anzi di più, perché la bilancia è quasi più quello che va all'estero che non quello che arriva in Italia, e viene caricata su treni per ottimizzare e ridurre l'inquinamento, ma anche per ottimizzare e velocizzare situazioni, trasporti e quant'altro. Chiaramente poi con l'estero c'è tutto legato anche a una giurisdizione diversa legata ai trasporti, alle quantità di merci trasportabili, eccetera, eccetera. Quindi anche una conoscenza dei vari mercati dove poi questa merce va a confluire. Ok, direi che abbiamo ragionato un po' su alcuni elementi. Chiaramente, come tutte le attività di business e le strategie aziendali, ovviamente non è facile in questo momento determinare cosa succederà, però diciamo che la movimentazione delle merci e le attività legate a tale movimentazione dovranno sicuramente essere la colonna vertebrale di ogni modello di business, di ogni strategia, perché la disponibilità dei prodotti diventa imprescindibile, alla luce anche il fatto, come dire, di non avere solo dei mercati nazionali, ma soprattutto per avere mercati internazionali anche in approvvigionamento, quindi in acquisto. Vedremo cosa succederà. Certamente anche la logistica dovrà un po' ripensarsi e riorganizzarsi, anche magari con qualche investimento mirato anche dal punto di vista delle tecnologie abilitanti che possono rendere più visibile e più efficiente il flusso di merci. È tutto, un saluto da Ivan Russo. E arrivederci a tutti da Paolo Pasquetto. Grazie. Grazie a tutti.